Amici di Android Blog, siamo allo stand ZTE del Mobile World Congress 2014 per farvi vedere un po' questo ZTE Grande Memo 2 LTE. LTE, come è ovvio, è il modulo radio integrato. Andiamo a vedere le altre caratteristiche fisiche: sono accanto al logo ZTE i sensori, la capsula auricolare, la telecamera frontale, e mentre sotto non abbiamo i tasti fisici ma a schermo. Sotto questa rotondità abbiamo il microfono principale e la presa micro USB, sulla sinistra il bilanciere del volume, sul lato superiore il jack per le cuffie e non sappiamo di preciso cosa sia questo buco, ma magari un secondo microfono. Posteriormente la camera è un sensore da 13 megapixel retroilluminato con la retroilluminazione Sony e con apertura focale di 2.2. Adesso andiamo a vedere altre caratteristiche fisiche. Qua sulla destra vedete lo sportellino, uno è della SIM e l'altro è dell'espansione di memoria microSD, e poi tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco. Andiamo a vedere adesso il display è un 6 pollici con risoluzione solo HD. Il display integra comunque il launcher di ZTE, che non prevede un drawer come in stile UI orientali. Abbiamo poi questa piccola particolarità di un tastino flottante che va a replicare i tasti a schermo che vedete in fondo. Andiamo a vedere com'è strutturato il menu è diviso in tab. Interessante questa tab delle operation, dove possiamo vedere che il telefono è dotato di gesture e hands-on operation, come succede su alcuni terminali della concorrenza. Qui è il pop-up che vedete, anche la modalità guanti, quindi questo display può essere usato anche con i guanti. Andiamo se riusciamo a vedere la versione di Android che equipaggia questo modello, versione di Android 4.4.2, quindi l'ultima versione disponibile. Il processore che equipaggia questo ZTE è un MSM 8926. La RAM è invece di 2 GB. Comunque il tutto ci sembra abbastanza performante e fluido, e il terminale è comunque interessante. Dall'Oriente stanno arrivando delle proposte davvero degne di considerazione. E per questa preview dal Mobile World Congress è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.